Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di aprile 2018. Allora, il primo top che vi mostro per questo mese è questa crema viso anti-età della Bottega Verde a uva rossa. Allora, dice di essere una crema viso anti-età con estratto di uva rossa e zuccheri d'uva. Questa che ho io è un 20 ml, ma ho segnato il prezzo di vendita, che per 50 ml è 23,99 € prezzo scontabile. Allora, cosa dire di questa crema? Intanto che l'ho trovata ottima sulla mia pelle mista usata alla sera, perché di giorno sapete che non uso creme ma solo siero. Usata alla sera ha un buon potere idratante, ma la mattina non mi trovo né con la pelle unta né lucida, quindi perfetta. Basta poco prodotto e assorbe molto velocemente. Il profumo, se non ricordo male, esatto, il profumo è delicato, ma comunque non persiste sulla pelle, quindi ottimo, soprattutto perché è una crema viso. Che altro dire? La trovo che ha comunque sia il potere idratante buono, lenisce la pelle, la idrata, quindi va bene per l'inverno, ma anche per la primavera, perché iniziamo col primo sole oppure col vento, la pioggia, ancora il tempo non è stabile, e quindi la trovo davvero valida. Per qualche oscuro motivo ho perso la clip dove faccio vedere il secondo top, ma rimediamo subito. Allora, è questo prodotto del Livre Rocher, si chiama Serum Vegetal Grand Soir Fermenté Intense, giorno e notte. Dice di essere trattamento compattezza intenso giorno e notte. Prezzo 75 ml, 24,95 € prezzo scontabile. Allora, questa è la novità del periodo perché è uscita da poco. È un trattamento già va bene sia di giorno che di sera ed permette di rimpolpare la pelle. Allora, io ho questa la confezione da 7 ml, l'ho provata solo la sera e devo dire che mi è piaciuta abbastanza. È comunque una crema fluida, quindi non è un siero. Io di giorno applico solamente il siero perché poi vado a truccarmi, lo sapete già. Alla sera comunque basta poco prodotto, assorbe velocemente, ha una textura abbastanza fluida, il profumo non è persistente. Alla mattina mi trovo con la pelle intanto rimpolpata e idratata perché ha un potere idratante sicuramente medio e poi non la lucida. Le applicazioni, quindi questa confezione mi è durata 10-12 giorni tranquillamente, ho notato che i pori della pelle erano sempre meno visibili, quindi cosa fantastica. Direi che è un prodotto che a me è piaciuto perché comunque sia non avrà questo effetto siero intenso, compattezza wow, ma comunque sia credo che funzioni, almeno in parte, e quindi ve lo consiglio. Scusate per questo recupero di clip, ma durante il montaggio ho notato che mancava proprio questa, mannaggia, e ce la siamo arrangiati. Ultimo top per questo mese, e questo l'ho amato davvero. Si tratta di questo gloss della Essence, il Stay Matte Lip Cream. Questo è il colore 02 Smooth Berry. Allora, non so se si vede con la luce, ma l'ho finito, cioè si vede lo scovolino. Faccio vedere l'applicatore e il colore. Questo è l'applicatore, faccio vedere il colore. È molto bello e poi adesso asciuga e quindi lo vedrete ancora meglio. Allora, prima di tutto devo dire che prezzo 4 ml 2,89 euro, ok. Poi è un'edizione che in teoria non è più in commercio, ma comunque sia nei negozi che online è ancora reperibile e io lo vado a ricomprare. Io non amo i gloss, ma questo l'ho finito, quindi direi che mi è piaciuto. Si tratta di un gloss semi finish, eccolo qua, soft matte, infatti. E tende a diventare opaco quando si asciuga, infatti vedete che sta già un po' opacizzando. E va benissimo per me quando ad esempio voglio un po' di colore sulle labbra, ma non voglio una gran durata, perché io odio i gloss che tendono a diventare appiccicosi e quindi magari col vento i capelli si attaccano oppure resta appiccicoso, non mi piace. Questo, dato che diventa opaco e non va a appiccicare, mi è piaciuto. L'ho usato tranquillamente quando ad esempio volevo un tocco di colore senza però stravolgere
avere un effetto super a lunga durata. Ad esempio, voglio andare a fare la spesa, lo applico questo, oppure usare in giro, oppure anche nei video l'ho usato, alcune cose che danno colore, un bel effetto, ma che non ha una gran durata, perché se mangio o bevo tende ad andare via. Altra cosa, attenzione a non metterne troppo, perché essendo cremoso, se no va a sbordare. Ma usato così, tranquillamente non si sposta. Si asciuga bene, si applica facilmente. Avete visto il colore comunque che sta diventando sempre più opaco. Mi è piaciuto, dà un tocco di colore sia in estate che in inverno. E lo vado a ricomprare prima che non sia più reperibile nei negozi. Allora, questi erano tutti i top del mese di aprile. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di essere stata utile. E se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!